Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, eccoci qui ritornati rigorosamente su Teleprima come ogni giorno per parlare di tutto ciò che succede nel panorama italiano e non solo, con un focus particolare sulla seconda puntata del Festival di Sanremo. Poi vi promettiamo ovviamente che da domani si ritornerà anche un po' al gossip, al sano inciucio, come ci piace chiamarlo. Al mio fianco Elvira Vigliano, buon Ciao pomeriggio. Alessia, ben ritrovata, ben ritrovati a tutti. Sì, ben ritrovati anche i nostri telespettatori che ci seguono in tanti e ci segnalano anche tutto ciò che succede anche live durante il Festival di Sanremo. Seconda puntata del festival è durato leggermente di meno, ma proprio di una decina di minuti, perché orari sempre improponibili, devo dire la verità, quindi si fa veramente un po' di fatica a seguirlo interamente, anche perché poi molto spesso succede che già la seconda volta su due puntate che molte cose interessanti avvengono proprio alla fine della puntata, quindi realmente si fa difficoltà poi a restare svegli. Una puntata diversa dal solito, quella di ieri, l'ho trovata un po' più lenta rispetto alla precedente, sia per quanto riguarda cantanti, esibizioni e anche proprio come andamento dello stesso festival. Un po' più lento, però insomma, devo dire la verità, rispetto alla prima puntata ha avuto un tono diverso anche proprio tutta la puntata, tranne insomma, i soliti sketch tra Amadeus e Fiorello, però insomma il livello è calato un pochino, anche l'entusiasmo forse, e si è visto poi anche sul palco che gli artisti non avevano più la grinta della prima serata, erano come già abituati a quel palco. È vero, forse anche le polemiche della giornata di ieri hanno scosso sicuramente l'ambiente con questa perenne tensione ovviamente per i contagi Covid, ma ne parleremo tra pochissimo. Abbiamo detto ovviamente mattatori della serata come sempre Fiorello e Amadeus, non c'è stato Zlatan Ibrahimovic impegnato con il Milan, non ha giocato ma ha seguito comunque la squadra nella gara di San Siro, che ahimè non è andata neanche benissimo per i rossoneri, che hanno pareggiato all'ultimo secondo. A prescindere da ciò, come sempre, la gara si è aperta con i giovani e questa volta devo dire la verità, non ho indovinato i pronostici, non ho indovinato chi è passato al prossimo turno. Infatti è passata la fase successiva, quindi alla finalissima, praticamente Wrong to You, che questo ragazzo, devo dire la verità, con una canzone molto orecchiabile, la solita canzone insomma da Sanremo. È stata invece eliminata Greta Zuccoli, che era tra le favorite. È passato al turno successivo Davide Sciorti, conosciuto, l'abbiamo detto anche nella puntata di ieri, perché ha già partecipato a vari talent, infatti si vedeva era molto sciolto sul palco di Sanremo, e sono stati eliminati contro ogni pronostico i gemelli dell'AI. Fortunatamente, direi fortunatamente Bocciati. perché le avevo bocciate già la prima serata, non mi avevano colpito, però non mi aspettavo che insomma questa eliminazione avvenisse così in fretta. Forse effettivamente non rientravano nei canoni di Sanremo e probabilmente anche vedendo i social, insomma, non vengono quasi mai menzionati. È vero, un po' sottotono la loro storia comunque colpiva, perché ovviamente sono questi due gemelli con questa canzone Io sono Luca, un po' irriverente anche nel modo in cui è stata cantata, con loro in fila indiana, quindi con un solo microfono principale, però ciò evidentemente non è bastato per convincere la giuria e il televoto. Andando avanti, super ospite della serata, abbiamo parlato nella prima puntata di Matilda De Angelis, invece nella puntata di ieri c'è stata tutta la bellezza e la bravura di Elodie. Ha cambiato spesso abito, ma non solo, anche capigliatura. L'abbiamo vista con i capelli più corti, con questi capelli poi lunghissimi e fluenti. Ha sceso le scale dell'Ariston con un vestito rosso a sirena, veramente bellissimo. Poi un altro vestito un po' più infiocchettato, diciamo, che sembrava un pacchetto regalo, ma davvero la sua bellezza e la sua bravura è stata protagonista poi di tantissimi momenti canori, ha veramente messo tutti d'accordo. Ha messo tutti d'accordo come fa poi di solito, perché insomma, sebbene canti delle canzoni particolari, i testi sono insomma anche impegnativi da un certo punto di vista e non chiari fin da subito, bisogna rileggerli più e più volte. Lo stile che ha è sempre molto elegante, mai volgare. Soprattutto gli abiti scelti ieri sera
erano in pandan con insomma anche l'acconciatura e i dettagli, al di là dell'orecchino a forma di serpente che insomma è caduto, è scivolato, è stato perso. Però insomma quello è stato un momento anche molto interessante. Devo dire che però l'esibizione sulle scale di Sanremo non era proprio al Sì, top. anche a me non ha convinto, sinceramente. E mi ha stupito perché insomma dagli show che abbiamo visto è una di quelle cantanti che non predilige il playback e quindi l'autotune, però mi aspettavo qualcosina in più, era come se ci fosse qualcosa che non andava, forse anche perché ballava mentre Sì, cantava. anche io ho pensato la stessa cosa, già sulla scala ballare col taccone è impossibile, poi forse un po' l'emozione ovviamente Sicuramente. ha giocato questo scherzo. E lo dico che poi è stata protagonista nel finale di festival di un monologo che ricorre ovviamente come formula degli ospiti, un monologo che mi dispiace che sia andato in onda praticamente dopo l'una perché è stato molto bello e secondo me anche di insegnamento per tante persone, proprio sulla capacità di rimettersi in gioco anche provenendo da realtà difficili come la sua di una borgata romana, come ha raccontato, e soprattutto la bellezza di ricevere la fiducia di qualcuno che creda in te, di qualcuno che è disposto a concederti una possibilità. E al giorno d'oggi è una cosa veramente difficile da trovare poi, soprattutto nel mondo del lavoro. Già, insomma, l'anno scorso ci sono stati esempi del genere. Devo dire che mi ha stupito perché mi aspettavo un discorso sull'amore. Invece tutto quello che è stato detto era in relazione all'amore in toto, quindi Sì. all'amicizia, all'affetto, ma anche al rispetto e alla fiducia. Quindi sono tutti elementi che devono essere presenti in ognuno di noi, ma che ogni tanto, insomma, ci dimentichiamo di utilizzare. È verissimo, quindi promossa direi a pieni voti, Elodie, hai anche detto en passant dell'episodio dell'orecchino che subito è stato notato dal popolo proprio cattivissimo dei social andando a ricercare il valore degli stessi orecchini perché qualcosa effettivamente nel viso di Elodie impaurito mentre c'era questa caduta lasciava trasparire, infatti si parla di orecchini di circa 45.000 euro. Suppongo fossero in prestito, spero per lei, perché insomma la caduta è stata, soprattutto visto il tacco che portava, insomma è stata Bella molto dall'alto, pericolosa. effettivamente. È vero, è vero. Altra super ospite, Laura Pausini, che ovviamente ha cantato il suo ultimo successo, che ha vinto il Golden Globe e che si è vista anche protagonista di vari siparietti anche molto divertenti con Fiorello e Amadeus, ovviamente immancabili, tra cui anche si è prestata di fare da vocalist mentre Amadeus ballava ed è diventato subito un meme fantastico, ma già era consapevole di questo. Ovviamente anche la sua una bella performance, anche se anche in questo caso il popolo del web ha notato qualche sbavatura, forse c'è qualcosa che non va nell'audio, nel teatro, quindi qualcosa c'è di Suppongo che strano. questi dettagli si notino maggiormente proprio per l'assenza del Vero. pubblico, perché insomma, essendoci il pubblico al ritornello o a una parte centrale, insomma, c'è una sorta di partecipazione. In questo caso, forse la mancanza del pubblico non ha potuto coprire dei disagi tecnici che possono essere anche legati all'ansia, alla tensione, l'abbiamo Certo. detto. Però, insomma, mettono anche in luce la veridicità di questi artisti che possono farsi trasportare dalle emozioni e quindi cadere rovinosamente. Assolutamente sì, proseguendo poi con gli ospiti, c'è stato anche Gigi D'Alessio che anche ha ricevuto tantissimi commenti sui social, poiché ovviamente ha portato in teatro la sua canzone napoletana con questo mashup di stili anche con artisti più giovani, quindi abbiamo visto un Gigi D'Alessio in una veste diversa dal solito, ahimè. Diciamo che non è che l'avrei voluta tanto vedere questa veste, però insomma, l'abbiamo detto più e più volte, gli artisti molto spesso cambiano strada e questa cosa insomma rovina anche la carriera, tra virgolette, di un determinato cantante, perché siamo abituati a sentirlo su determinate melodie.
Quindi, insomma, questo medley ci poteva stare come non ci poteva stare, e soprattutto la scelta delle canzoni non erano in linea l'una con l'altra. Quindi da questo si capiva anche questo cambiamento, questa crisi di mezz'età che ha vissuto e che l'ha portato poi ad innamorarsi, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, di una ragazzina. Poi ti anticipo che per domani ho già pronto un super gossip che riguarda proprio Sanremo, del quale sono venuta a conoscenza nella giornata di ieri, quindi mi raccomando, seguiteci anche domani, è una scusa in più per guardarci. Proseguendo sempre con gli ospiti, c'è stato un altro protagonista importante, anzi più protagonisti, perché parliamo dei palloncini. Sì. Hanno deciso di riempire infatti le poltrone di Sanremo con questi palloncini che avevano anche dei visi particolari, rappresentavano varie espressioni e subito il popolo dei social ne ha notato uno un po' particolare sul quale Particolare. ha fatto molta ironia Fiorello. Devo dire che l'idea dei palloncini non era male, però insomma c'è anche, ci sta questa differenza che è stata notata e che insomma grazie alla regia è possibile anche immaginare, però insomma forse un too much da questo punto di vista, però credo che questa sia stata una scelta esclusivamente di Fiorello, Sì, perché anch'io. Convinta che ci sia il suo zampino perché non è Non possibile. credo che Amadeus potesse essere d'accordo con una scelta del genere, però hanno riempito ancora una volta questi vuoti che ci sono all'interno dell'Ariston. Quindi si dimostra ancora una volta, quando un artista è artista, di riuscire, insomma, ad andare avanti in qualsiasi situazione. Poi sicuramente più colorati rispetto al vuoto proprio letterale, ma anche in senso lato delle poltroncine senza pubblico, quindi sicuramente davano anche un tocco di colore in più, un tocco di allegria in più che non fa mai male in questo periodo. Off topic, ne abbiamo parlato già nella puntata di ieri, seconda esibizione quadro di Achille Lauro, che sinceramente mi è piaciuto molto di più con una delle sue canzoni che io preferisco e adoro, Bam Bam Twist, Malandrino, e che ha visto protagonista proprio Claudio Santamaria e la sua compagna, così come il video musicale è stata una fedele interpretazione, e Achille Lauro bellissimo con questa treccia rossa infinita. Invidiabile, una Rapunzel dei giorni nostri. Molti hanno detto somigliasse ad Avatar il film, quindi un po' Sì, l'alieno, diciamo, quella di codina Avatar. che Esatto. circola, però devo dire che stupisce sempre e sono contenta che nella serata di ieri, insomma, si sia ripreso notevolmente, perché forse la prima era un po' Sì. sottotono. Invece ieri ha dato, insomma, dimostrazione, forse anche per il pezzo che ha scelto, che è il vero Achille Lauro e non una brutta copia. È vero, prima di fermarci vorrei parlare anche della prima cantante in gara della serata di ieri che ho notato per il suo outfit, Orietta Berti, con un vestito molto elegante con delle conchiglie in zone Sì, nevralgiche del suo corpo, diciamo. insomma, un po' esagerata questa cosa, però l'ho detto ieri e lo ripeterò fino alla fine del festival, insomma, Carnevale di Venezia 2.0 e non me l'aspettavo da Orietta Berti, però insomma, se vogliamo guardare questa cosa da un altro punto di vista, comunque si è messa in gioco, quindi è bello vedere che un artista a 360 gradi come la Berti, insomma, sia anche capace di prendersi in giro, anche perché insomma, non è molto snella, però ride di sé e anche non pensa insomma a quello che gli altri possono pensare. Questo è un messaggio molto importante, perché soprattutto se un artista ormai insomma anche in un'età avanzata riesce a stupire il pubblico non soltanto con le risate e con la propria voce, ma anche attraverso gesti eclatanti. Sì, anche perché mi è piaciuto molto proprio l'ossimoro tra una canzone classica molto bella, arrangiata in maniera perfetta, vocalmente ovviamente impeccabile perché per la sua esperienza e la sua bravura ce lo aspettavamo, però appunto questa differenza con questo abito ovviamente anche molto di tendenza, visto che le conchiglie sono ancora di tendenza. Su questo noi ci fermiamo un attimo, un pizzico di pubblicità e ritorniamo per parlare della seconda parte di Sanremo ancora, a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube.
Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Teleprima, Gossip Mania. Ovviamente stavamo analizzando la seconda puntata di Sanremo, abbiamo parlato un po' degli ospiti, degli outfit, dei look. Adesso immergiamoci nei cantanti, ovviamente non li analizzeremo tutti perché sono davvero tantissimi e poi dobbiamo parlare anche di ciò che succederà nella serata di oggi, però iniziamo subito dal caso Irama, che abbiamo trattato soltanto a passare nella puntata di ieri. Irama, che ha registrato nello staff dei suoi collaboratori due positivi al Covid. Qui c'è stata qualche polemica, nel senso, come da protocollo Sanremo, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, avrebbe potuto rischiare l'esclusione. Ha fatto nuovi tamponi, per fortuna è negativo, e quindi hanno pensato di ovviare al problema mandando in onda una registrazione della prova generale, che per realtà la prova generale, per quanto possiamo pensare sia diversa, era proprio la prova della serata. Quindi era come se fosse lì, preparato, vestito, impeccabile. E devo dire la verità, nonostante sia stato punito doppiamente perché è stato l'ultimo cantante in gara, quindi è stato l'ultimo più o meno all'1:20 ad andare in onda, ma ha ricevuto un grandissimo consenso da parte della giuria demoscopica. La canzone, si vede il tocco di Dardust, è molto bella, orecchiabile, una grande carica sul palco, quindi mi è piaciuta molto. Piaciuta anche a me, sono contenta che insomma si sia trovato questo escamotage, perché sì, è un artista che purtroppo ha sofferto tanto, ha ricevuto tante porte in faccia. Bello. E il primo Sanremo insomma è stato molto importante per lui, perché è riuscito a portare a casa insomma un grande affetto anche da parte del pubblico, e ha continuato poi su questa strada, e la scelta poi di mandare in onda queste registrazioni è stata sicuramente intelligente, però insomma credo che questa cosa potrebbe poi creare anche problemi nel caso in cui ci dovessero essere altri positivi. Ieri però era presente Elodie, quindi sappiamo che insomma c'erano dei positivi nel suo staff tra i ballerini, e quindi lei comunque era presente. Credo che insomma si stia, non dico allentando la tensione sul Covid, però si stiano trovando dei modi per dare la possibilità a tutti di partecipare. Speriamo, speriamo davvero, perché sarebbe veramente un peccato falsare così la gara, che sta andando avanti in maniera molto avvincente. Parliamo ancora di Luke. Tra le protagoniste, e che ha avuto anche buoni consensi, c'è stata Gaia, altra figlia dei reality della televisione, con un look particolare tutto in bianco. Lei non si è snaturata, abbiamo parlato nella puntata di ieri di tanti artisti che hanno cambiato sia look che genere proprio per la partecipazione a Sanremo. Invece classica canzone di Gaia, anche movimentata con i suoi ritmi un po' brasiliani come le sue origini, e infatti ha anche accennato qualche passo di danza e si è piazzata comunque bene sia nella classifica generale che in quella della serata. È stata una conferma Gaia, perché comunque già nei reality precedenti aveva dimostrato di avere insomma un tono abbastanza forte, e questa commistione di generi tra brasiliano e italiano insomma, e una musica anche pop, si è riconfermata poi essere insomma uno dei generi più apprezzati dal pubblico e anche dalla giuria. Ecco, apprezzati in ugual modo, anzi forse ancora di più, ma ce l'aspettavamo, lo Stato Sociale, come al solito con una performance mai banale. Infatti sul palco non c'era Lodo, uno dei frontman della band, ma mi hanno spiegato che in realtà si alternano tutti un po' a cantare. Io non li seguo particolarmente al di là dei singoli o del festival, ma mi hanno spiegato che in realtà il cantante ufficiale è Carota, che ha anche citato la grande citazione, scusate il gioco di parole, di Bugo. Infatti a un certo punto si è girato, poiché Lodo non era sul palco, ovviamente era tutto studiato a tavolino perché era in un pacco, e ha detto: ma dov'è Lodo? Dov'è Lodo? Un po' ovviamente riprendendo la querella dello scorso anno tra Morgan e Bugo. Canzone molto orecchiabile, ovviamente, che sicuramente sarà una delle hit non solo della stagione ma anche dell'estate. Sono una conferma già dall'anno scorso, devo dire, e all'inizio insomma non erano molto orecchiabili le loro canzoni per quanto riguarda il mio gusto, però insomma poi ascoltandole e riascoltandole ho compreso il vero senso della melodia.
Insomma, anche ieri si sono resi poi protagonisti di un Sì. gioco importante che serve al festival proprio in questo periodo. Tra i favoritissimi della serata di ieri, ma anche in classifica, poi vi sveleremo e vi ricorderemo anche la classifica generale, anche Malika Ayane e Ermal Meta, che sono praticamente due artisti consacrati già nel panorama musicale italiano, grandi consensi e grande eleganza per Malika Ayane, non solo nella voce, ma anche nello stile. Una bellissima canzone, la classica sanremese, anche per Ermal Meta. Sì, da questo punto di vista Ermal Meta, insomma, mantiene sempre il suo standard, mentre Malika, insomma, anche dopo la gravidanza, insomma, è riuscita a fare quel passetto in più e quindi a mettere anche un pochino più di sentimenti positivi all'interno delle sue canzoni. E in entrambi i casi, insomma, ci troviamo di fronte a due artisti a tutto tondo, come hai detto tu, perché riescono a riempire il palco anche stando fermi. Attesissimo invece Joe Evan, che è arrivato poco prima nell'esibizione di praticamente di Rama, quindi è stato il penultimo, ha cantato dopo Luna, poveretto anche lui. Ricordiamo Joe Evan, che è stato particolarmente chiacchierato in settimana perché ha svelato in realtà di vivere in una terrazza a Sanremo, ha costruito una capanna che ci ha fatto vedere anche tramite i social, quindi immagino poi che ovviamente la permanenza sia alquanto Un po' particolare. scomoda, però insomma è un tipo Speriamo particolare. non piova poi, perché Spero per altrimenti lui, perché altrimenti qualche insomma problema. non riesco a immaginare quali bagno usi, insomma ci sono tante dinamiche da capire, però contento lui, insomma noi siamo a casa sul nostro divano. Diciamo che io lo preferisco scrivere poesie piuttosto che cantare, va? Beh, in entrambi i casi insomma anche il livello delle poesie non è che sia poi così alto. Concordo. Però forse deve ancora trovare la sua strada, credo, perché ha mostrato di avere diversi lati, però di non eccellere in nessuno di questi, sempre per quanto riguarda il mio gusto. Joe Evan, che sarà poi protagonista tra i favoritissimi di questa sera con le cover e i duetti, infatti ha invitato tutti i protagonisti di The Voice Senior a cantare con lui, quindi un'altra operazione di marketing molto furbetto il nostro Molto Joe furbo, perché comunque si fa spalleggiare da voci importanti che possono anche coprire alcuni danni che potrebbero essere fatti dal punto di vista vocal. È vero, gli potrebbero rubare persino la scena, poiché il vincitore Erminio Sinni, una voce fantastica della musica italiana, lo conosciamo, Non è quindi. poi così difficile, ecco. Esatto, ce la potremmo fare anche noi con qualche lezione di canto, magari. Poi, Elvira, c'è stato un punto morto, nel senso che c'è stata, e qui li mandiamo in carrellata, perché ovviamente non ne possiamo parlare di tutti. Ci sono stati alcuni artisti che, diciamo, non hanno convinto proprio tutti. E ritorniamo alla problematica dei giovani, che soprattutto non solo non hanno convinto tutti, ma non tutti li conoscevano. Te li dico proprio così come Sì. capita: un rappresentante di lista extra liscio, Fulminacci, che invece ha raccolto molti consensi e secondo me si farà conoscere molto anche dopo questo festival. Ha deluso invece le aspettative Random, che è protagonista di tante hit, soprattutto in estate, ma stesso discorso Autotune, performance non da Sanremo, e poi c'è stato lui, Bugo, Bugo. in maniera impietosa, Senza ultimo in l'asta. classifica praticamente. Senza la sua asta, che cercava l'asta, insomma, ci ritroviamo di fronte alle solite scenette che purtroppo nel caso di Bugo non sono quasi mai preparate, però è sfortunato. Devo dire che Random mi ha deluso, però non è che avevo molte aspettative a riguardo, perché comunque era un personaggio tipico dell'estate, quindi quelle canzoncine che venivano buttate lì e che potevano accompagnare un cocktail, insomma, non più di questo. Extra liscio, la polemica che c'è stata, insomma, per tamponi, test antigenici e così via, mi aspettavo che, insomma, riuscissero a portare a casa qualcosa di importante, almeno un favore del pubblico, e invece non ci sono riusciti. E infatti invece in classifica ben posizionato Willy Peyote, che è molto conosciuto tra i più giovani, è andato subito nella top 10. Infatti leggiamo anche un po' le prime posizioni della classifica, che potete vedere anche in grafica. Primo posto, l'abbiamo detto, Ermal Meta. Parliamo della classifica generale, non di quella soltanto della seconda serata. Al secondo posto Annalisa, lo avevamo detto, con una canzone tipica sanremese, tanto cuore, tanta tecnica.
Al terzo posto subito Irama, che ha convinto tutti con la sua performance, seppur registrata dalle prove, Malika Ayane, ancora Noemi, poi c'è Fasma che ha tantissimo seguito soprattutto tra il pubblico a casa, Fedez e la Michelin, lo Stato Sociale, Willy Peyote e Francesco Renga, quindi diciamo c'è molta musica italiana in questa classica, ovviamente in questa classifica, meno consenso per Orietta Berti che si è posizionata comunque bassa e l'orchestra ha fischiato tanto per questa decisione. Sì, perché comunque l'abbiamo detto, lei è una delle icone della musica italiana, però devo dire che sono contenta che da questo punto di vista la classifica sia stata insomma abbia premiato il merito, perché insomma Irama nulla da dire, Annalisa nulla da dire e soprattutto Ermal Meta nulla da dire. Sono un po' in dubbio però sulla posizione di Willy Peyote, perché noi l'avevamo detto che ci avrebbe stupito e devo dire che a me ha stupito, quindi mi aspettavo qualcosina, una posizione un pochino più alta in classifica. Però insomma questo suo stile forse non è stato molto apprezzato. Ma soprattutto Arisa dov'è? Arisa cioè, non c'è. Fuori la top 10, cioè per me è assurdo, non so. È andata a montare il rubinetto che aveva dietro al collo, però insomma forse non lo so, non c'è stata, non ha trasmesso molta passione forse sì. Nella serata. Però la prima serata era andata molto molto bene, forse questa commistione tra apparenza e voce ha creato anche un pochino di disguidi. L'orchestra era diciamo per Orietta Berti ma non per Arisa, quindi questo fa pensare che anche all'interno tra musicisti e autori vi siano poi delle divergenze anche sottili. Stasera sarà la serata dei duetti e qui ci aspettiamo una grande Arisa, perché infatti è un jolly che gli artisti si possono giocare molto bene, duetti e cover, quindi alcuni hanno deciso ovviamente di affiancarsi a altri artisti del panorama musicale, non solo italiano ma internazionale, altri hanno deciso di cantare da soli, magari affiancandosi a dei musicisti in più. Arisa ha giocato il jolly soprattutto in Campania, perché ha scelto di cantare con Michele Bravi quando di Pino Daniele, quindi questa deve essere la prova del 9, ci vuole cuore, ci vuole voce, più cuore che voce, poiché comunque la canzone è in tonalità basse, Michele Bravi anche lui è un cantante molto emozionale, quindi questa può essere veramente una prova decisiva per risalire la classifica. Arisa è stata molto molto furba, devo dire la verità, anche perché a livello di sintonia entrambi sono sulla stessa lunghezza d'onda, soprattutto per il modo in cui interpretano le canzoni, quindi questo è stato un jolly giocato bene. Esatto, un altro jolly secondo me giocato molto molto bene, noi ovviamente siamo di parte perché parliamo di casa nostra, quindi della Campania, di Napoli, è stato anche Ermal Meta che si affiancherà ai mandolini napoletani, quindi a una grandissima orchestra, per cantare Caruso e qui potrebbe veramente prendere il volo per una prima posizione sempre più veramente incontrastata. Sì, già solo al nominarlo mi sono venuti i brividi, perché sì. Questo è un legame soprattutto per noi con la nostra terra, con le nostre radici, quindi ha colpito nel segno anche lui. Invece gli altri artisti insomma hanno un pochino cambiato strada, hanno cambiato un pochino percorso e questo potrebbe non riconfermarli anche nelle alte posizioni. Esatto, te ne leggo qualcuno ovviamente dei duetti che stuzzicano più curiosità, perché infatti abbiamo Fasma con Nesli, con un capolavoro della musica italiana, La fine, molto triste come canzone, non leggera ma assolutamente secondo me può essere un duetto. Tutti conosciamo, quindi sì. È impossibile non ascoltarla e non emozionarsi. È vero, anche qui ci aspettiamo tanto. E parlando invece di scelte furbe, Fulminacci duetterà con Roy Paci, quindi qui abbiamo la musica, abbiamo la grinta, con una canzone bellissima di Lorenzo Cherubini, Giovanotti, Penso positivo. E qui mi immagino un Ariston che esplode. Assolutamente, e devo dire che è quello che ci vuole, perché sì il romanticismo, sì la dolcezza, però ci vuole anche un'esplosione di colori, quindi con Roy Paci è una conferma assoluta. Francesca Michelin e Fedez invece hanno scelto di puntare sull'indie, quindi con Calcutta, Daniele Silvestri, con Le cose che abbiamo in comune del Verde, queste due canzoni conosciutissime dei due artisti soprattutto tra i più giovani. E poi anche in questo caso Bugo ha giocato d'astuzia, perché chi ha invitato? I Pinguini Tattici Nucleari. Mi aspettavo Morgan, dico la verità.
Sarebbe stato Sarebbe stato fantastico, però nulla, ha deciso di cambiare strada. Però forse questo connubio potrebbe funzionare, anche se devo dire la verità, non ce li vedo bene insieme. io non so cosa aspettarmi, quindi veramente sono molto curiosa. Random invece ha scelto i The Colors, altra band assolutamente fantastica, soprattutto per quanto riguarda i live. E anche in questo caso Willy Peyote ha giocato il jolly con la carta dell'emozione perché ha invitato Samuele Bersani per cantare Giudizi Universali. E E là, qui, lacrime, lacrime. lacrime, fazzoletti, insomma, riempiremo la casa di lacrime, però insomma ci sta. Dopo Roi Paci ci stanno anche le Speriamo lacrime. uno dopo l'altro, in modo che Ci prima le vendiamo lacrime e poi subito. l'entusiasmo. Ovviamente non possiamo nominare tutti i duetti perché siamo praticamente in chiusura, però un altro duetto che mi stuzzica molto è quello di Gammon, che avevamo un po' bocciato nella giornata di ieri. Ho visto che si è ridimensionato fortunatamente con le camicie, è ritornato Sì. uno stile leggermente più sobrio e soprattutto al quale ci aveva abituato, che ha scelto di duettare per un bellissimo medley che ci riporta alla nostra adolescenza con i Neri per Caso. Sì, in questo caso insomma mi aspettavo qualcosa del genere perché la prima serata era andata un po' maluccio, quindi doveva riprendersi e l'ha fatto con delle scelte oculate, ha riflettuto bene su come giocarsi questa carta, quindi è stato bravo. Ultima, ma soltanto in ordine cronologico, che l'avevo segnata in scaletta, ma sinceramente scusami Noemi, ma ti avevo dimenticato. Noemi che ha scelto di duettare invece con Neffa con Prima di andare via. Anche qui stile blues, poi Neffa è fantastico, quindi ci aspettiamo anche una Noemi diversa, magari con meno vestiti eleganti e con più interpretazione. Ieri sera è andata un pochino meglio, quindi insomma stiamo risalendo da questo tunnel, però non è ancora lei, quindi ritorno sempre sullo stesso punto, sarò insomma pesante, però credo che giocandosela con Neffa dovrebbe ritornare ad avere il suo sgraffio che la caratterizza. Speriamo davvero, noi guarderemo attentamente anche questa sera tutto ciò che accadrà a Sanremo e domani ritorniamo non solo per commentare le cover, ma anche per ritornare al nostro gossip, i gossip di Sanremo, gli amori, Diletta, cosa sta combinando, Di tutto e Juan, di più. Chiara Nasti che ormai non si frena più, mi hanno segnalato di storie post Amore veramente folle. amore folle, esatto, ma anche qualcosa a libera ispirazione di altri, quindi lo commenteremo assolutamente domani. Grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Appuntamento a domani, Gossip Mania, buon pomeriggio.